Tutto randomico. Ho trovato una bicicletta. Il dottore aveva un fucile come... Ah, sì! Weyla! $750 per la X-Play? Mi arriva a 195, signora, ed è sua? Sì! E... non mi sento molto fortunato. Oh mio Dio! Che è rotto, purtroppo. Quindi lo dobbiamo far riparare. Gratis! Lo vuole gratis! No? Chi vuole questa meravigliosa collana a un prezzo stracciato quando mai nella vita? Mi si è imbizzarrita l'auto! Ah, un platano! Ok, il platano non esisteva. Il platano era nella mia mente. Si apre l'albero delle... Ah, abilità! Ah, sono... No! Sono stati commessi degli errori. Ok, iniziamo con un piccolo tutorial in modo tale da capire cosa possiamo fare. Questa è la tua casa. Qui puoi dormire e iniziare una nuova giornata. Questo è il mercato. Inizi al mercato nella prima parte del gioco. Sì, perché più avanti ci saranno le aste, potremo comprare un ufficio e chi più ne ha più ne metta. Questo è il tuo spazio di lavoro al mercato. Puoi portare gli oggetti in quest'area direttamente tramite la tua macchina. Ah, vedete che qua possiamo assegnare i prezzi. Ok, forse per gli oggetti più grandi. E questo dovrebbe essere il tizio che ce li ripara. E qui abbiamo un computer, perché non sapremo automaticamente il valore di mercato dei suddetti oggetti, ma li dovremmo ricercare su internet. Più facile a dirsi che a farsi. Ah, ok, vedete, me lo sta spiegando lui con... Al posto di Amazon abbiamo Anamos. Mi sembra giusto. Come vedete, sì, in futuro potremo avere direttamente anche il nostro negozio. Partiremo da qualcosa di malfamato in quartieri molto loschi per arrivare a strutture nettamente migliori. E poi ovviamente dovremo andare ai magazzini e decidere quale magazzino comprare. Ovviamente la merce all'interno sarà generata randomicamente, perché mai una stracocchio di gioia. Gioco, ci sono anche i lavori. Ah, posso fare il camionista? Ok, qualche eurozzo extra, più di tanto non mi farebbe schifo. Allora, non mi aspettavo che arrivaste così presto, ragazzi. Non ho avuto tempo di pulire casa, portate pazienza. Oh mio Dio, vivo veramente nello squallore. Ma tristezza a palate. Ok, almeno ho una bella auto. Oh, è un bel pick up, bello. Bello, 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 mi piace proprio una cifra. Allora, premi F per entrare. Ok, piano, piano, che il The Long Gamer non è il miglior pilota che ci sia nel circondario. Devi derappare subito. Auto in avvicinamento. Ok, 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 ok. Allora, vediamo di partire quindi all'avventura. Sì, sono quasi andato addosso all'auto di fronte a me. Vediamo quindi di raggiungere il primo magazzino, che si trova poco distante da dove abitiamo. Aspetta, che mi sto confondendo proprio una cifra. Si sposti, signore! Non ho la patente! E che stracocchio! Minchia, oh, ragazzi, sta auto c'ha la tenuta inesistente. Allo stato attuale vedete che in alto a destra abbiamo lo stato del negozio, che è chiuso. Ci dice l'orario del giorno e ovviamente la quantità di dindini che abbiamo nel nostro conto in banca. Oh, aspetta, 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 che ho superato la destinazione. Maronne, buoni figlioli! Aspettate che devo anche padroneggiare con le varie meccaniche. Allora, io parcheggio qui di prepotenza. Me ne frega niente se mi fanno la multa, tanto sono povero come lo schifo. Ok, andiamo da Gianni e Pinotto, che dovrebbero darmi le indicazioni. Salve signor... Minchia, ragazzi, che schifo però qua dentro. Per quanto riguarda i magazzini disponibili, ci sono di diversa fascia di prezzo. Andrei su quelli più costosi fin dall'inizio. Cioè, un dottore, porca la miseria, sicuramente avrà un ottimo magazzino. E voilà, ho già speso metà del mio vile danaro. Ok, il magazzino si trova laggiù, quindi allo stato attuale. Ah no, non ci saranno le aste per adesso. Ci saranno in futuro. Nella prima parte del gioco abbiamo solamente accesso all'acquisto diretto del magazzino. Ah, non ne ho, i freni proprio di st'auto fanno schifo al cocchio. Ok, incrociamo le dita perché, come ho detto, è tutto randomico. Ho trovato una bicicletta. La bicicletta non è niente male. Tuttavia è rotta. Buono, come si afferra? Con la Q, ottimo. Pertanto la dovremo riparare. Allora, sgnacca tutto dentro, sperando che gli oggetti non volino via quando li prenderemo in mano. Allora, portiamo fuori alla luce del sole. Apri la scatola, facciamo l'unboxing diretto. Una X-Play. Cos'è una X-Play? Ah, ok, adesso l'ho riconosciuta, è una console. Cioè, l'avevo intuito. E anche in questo caso non è completa perché le mancano dei pezzi, vedete. Ma la possiamo riparare una volta arrivati al mercato. Qui invece abbiamo un tablet. Perfetto, è rotto. E ovviamente anche questo va riparato. Sembra che sto medico avesse un sacco di oggetti da riparare all'interno di sto magazzino. Senti, aprimi la scatola direttamente. Buon Salvino, ok, forse, ok, è sparita da sola. Un processore della Mizern. Mizern 5, ok, non è il più potente. Di solito sono i 9 i più potenti, se ben ricordo. Cosa c'è nella scatola? Beh, ok, devo ricordarmi come si gira. Ottimo, e se premo E la dovremmo aprire. Probabilmente ci saranno delle scatole al suo interno. Delle scatole, delle scarpe.
questi sono dei vestiti che a quanto pare possiamo buttare via perché fanno schifo al cocchio, sono tutti mezzi rovinati. Una grossa bottiglia, ah, speravo si potesse vendere, invece no, anche in questo. Cioè, scusate, ma io praticamente gli sto riciclando tutto? Che stracocchio, ok, aprimi questo. Aspetta, cosa abbiamo trovato qui? Sembra un coso dei Lego. Lego Mechanic, bello, questo non lo rivendo, questo me lo porto a casa, io ci gioco. Ti volevo un po' più scappotato, ma vabbè, dettagli, queste sono tutte riviste. Una borsa? La posso aprire? In effetti no. Però gioco dice, la puoi tranquillamente rivendere ed è anche in ottime condizioni. Ogni tanto una buona notizia. Oddio, dei sandali tristissimi. Ma porca la miseria, speravo delle scarpe alla moda o altro. Perfetto. Ok, non so se ci siamo praticamente ripresi tutto il denaro che abbiamo speso. Sta roba la devo buttare via io o... Vabbè, ci penserà qualcuno. No, aspetta, Lonino, non fare il furbacchione, porca la miseria. Hai pagato e quindi ora la monnezza te la butti via da solo. E... olè. Perfetto, allora vediamo un po' se riusciamo a guadagnarci un attimino sopra o quantomeno a riprenderci parte del denaro. Oddio, non è che se faccio le curve quelle brutte. Eccolo lì, lo sapevo! Gli oggetti volano fuori dal veicolo. Ok, dobbiamo rimetterli a posto un po' meglio. Sì, devo anche darmi una mossa perché sono già le 11 del mattino. E che stracocchi, è praticamente mezzogiorno. E che la bicicletta occupa... buono! Dicevo, occupa decisamente troppo spazio. Aspetta, no, volevo mettere questo. No, non fammi cadere il Lego Mechanic. Volevo metterlo in qualche punto buono. No, la bicicletta rompe veramente tanti maroni. Ho volato fuori qualcosa? Ok, sono riuscito a metterlo un po' più indietro. Ora, evitiamo di fare incidenti mentre raggiungiamo il nostro mercato, che non ho neanche la più pallida idea di dove si trovi. Credo sia la struttura che si trova esattamente dietro di noi. Quindi ritorniamo sulla strada principale. Oh, maronne. Sì, sono leggermente contromano, sono cose che capitano. Oh, c'è il guardrail! Ok, magari facciamo qualche leggerissima infrazione. E quindi andiamo contromano! Sì, non sono mai stato l'omento più furbo del circondario. Ecco, magari Lonino non sprintare tutta birra. Oh, c'è anche la benza. Devo anche fare attenzione alla benzina. Oh, aspetta! Madonna, che è che mi vieni addosso, pezzente? Ma ve lo ricordate Barn Finder? Che c'erano le aste super buggate e via dicendo. Oh, zio Billy. È un peccato che non abbiano più fatto aggiornamenti per quel gioco. Avevo portato l'ultimo aggiornamento, ma... Oh, no, questo è il negozio che puoi comprare, Lonino. Ma porca la miseria, che fregatura di proporzioni bibliche. Allora dov'è che io devo andare a vendere la roba? Ma porco canaglia, ci sono passato davanti, vedete? C'è in alto a sinistra la leggenda My Shop, ed è la struttura che si trova poco distante, va bene. Non è sto gran problemozzo. Allora, senza il benché minimo rispetto, sperando di non aver perso merce lungo la strada. Oddio, no. Albero! Mi ho schivato l'albero. Direi che da qua non si passa. Aspetta, forse posso imboscarmi da qualche casa qui a lato. Vediamo un po' se ce la faccio. No, c'è la baraccopoli. Aspetta. Qualcosa mi invento. È una questione di principio. Ormai la cagata l'ho fatta e la porto a termine. Vai ciccio, inarrestabile piccolo Lon. No, ce l'ho fatta, a posto, ve l'ho detto che ormai la minchiata la portavo a termine. Allora, credo che il mercato si trovi qui a destra. Questo è il tipico gioco in cui il teletrasporto farebbe molto comodo. Sì, abbiamo trovato la location giusta. Yay, aspetta che non metto sotto nessuno, che vorrei evitare le big denunce. Signora, si sposti. Ed eccoci arrivati. Ah, è stato anche un viaggio decisamente troppo traumatico. Allora, abbiamo la bicicletta. Bicicletta? Oddio, mi si è bloccata. Ce l'ho fatta. Che ha bisogno di essere riparata. Ciao caro. Puoi cortesemente riparare il tutto? Vediamo un po'. L'ha riparata? Non so nemmeno io. Ah, c'è l'indicatore di sopra. Perfetto. Sì, ma più rapido. E parapapà. Oggetto riparato. Quindi la possiamo mettere, presumo, qui. Ce la sognacco sopra. Vediamo un po'. Credo di aver fatto la cosa giusta. Bicycle, perfetto. Allora, dobbiamo trovare il suo prezzo. Quindi una bicicletta bianca, manubrio nero. Vediamo un po', andiamo al computer. Anamoz. Devo scrivere direttamente io bicycle. Ok, abbiamo detto bicicletta. Oddio, non mi dite che è questa. Oh no, fra 75 e 66 dollari al massimo. Ma è la bici economica. Niente, allora, andiamo qua. Prezzo assegnato, facciamo 71 dollari. Oh, per un secondo ero convinto di aver ottenuto il prezzo quello buono. Sì, perché guardate questa, costa 350 dollari. Vabbè, non importa. Poi abbiamo Hello Racing 2. Anche in questo caso dobbiamo ripararlo, purtroppo. Forse dovrei controllare il prezzo ancora prima di far riparare l'oggetto. Dai, Giampier Fabrizio, muoviti che non sono qua tutto il giorno. Grazie, caro. Allora, nel frattempo non è arrivato nessuno, purtroppo. Hello Racing 2.
Sembra tipo Hello Neighbor. Oh mio Dio, ce ne sono 80.000. Hello Racing 2, eccolo qua, fra i 26 e i 30 dollari. Anche questa merce purtroppo non vale più di tanto. Devo andare da questa parte per mettere il prezzo, quindi facciamo un 30, una via di mezzo, ottimo. Poi sicuramente dovremo contrattare con i nostri clienti. Allora, qui abbiamo un chip Meizern 5, Meizern. Ammetto, questa è un'attività che richiede anche troppo tempo dal mio punto... L'ho scritto male? Come cocchio si scrive Meizern? Ma l'ho scritto giusto! Ma porca la miseria, forse devo scrivere chip. Eccolo qua. Oh, ora ragioniamo. Il Meizern 5, vedete che se fosse stato il 9 era meglio, vale da 150 a 170 dollari. Tuttavia, ne devo spendere io 56 per ripararlo. E vai caro, tu ripara... L'oggetto è già stato riparato? Ma mi hai detto di ripararlo? Repair price. Però dice condition working, quindi mi viene un attimino il dubbio. Io provo a metterlo in vendita. Ma devo aprire il negozio che non vedo gente. Scusate, mi viene il dubbio. Ah, close! Ma porca miseria. Ok, ora il negozio è aperto. Scusate, esimi clienti. Ah, ok, vediamo un po' cos'altro abbiamo qui. La X-Play, che anche in questo caso va riparata. Oh, spero che sia una console che vale un cicinino. Questa me la ripari, ciccio? Bravissimo. Ok, c'è una signora qua. Signora, cosa vuole dalla mia vita? Allora, vorrebbe la bicicletta per 55. A quanto l'abbiamo messa noi? Perché c'ho un voto di memoria. 71, no, signora, no, 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 no. Il prezzo non va bene. Ah, eccolo qua, il prezzo è qua sotto, scusate, mi era venuto il dubbio. Vediamo un po', se mi arriva a 65 io sono anche disposto. La signora ha accettato e abbiamo guadagnato 65 dollari. Allora, fatemi intanto vedere la X-Play, l'hai riparata, bravo coso. Devo tuttavia controllare il valore di mercato della suddetta. Aspetta, devo vedere esattamente colui come la chiama. A X spazio Play, perfetto. Oeila, 750 dollari per la X-Play. A sto punto, un attimo, sono subito da lei. Facciamo 720. Se ci guadagno 720 ci ripiglio la maggior parte del denaro. No, il processore a 101 dollari, quando mai nella vita. Almeno mi devi dare 150. 145, signora, ci può stare? Porca miseria, 140, ma non scendo sotto? No, non ha accettato. E allora si levi dai baroni. Vabbè, ma a fine giornata devo riportare la merce a casa? Che sarebbe una grandissima immane rottura di scatole. Allora, devo controllare anche quali siano queste scarpe. Oddio, ma che scarpe sono? A scarpe generiche. Oh mio Dio, ci vorrà una vita a controllare le scarpe stesse. Abbiamo la borsa che si chiama Borsa 5. Wow, un nome che è tutto un programma. La Borsa 5, 220 dollari. Bene, 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 bene. Salve signore, vuole una Borsa 5? Non faccia complimenti. Ecco, qui facciamo una via di mezzo e la mettiamo a 210 dollari. Dica buongiorno, la X-Play. Ok, venduta. Venduta, il prezzo ne dava bene, 720 dollari. meno male, meno male. Poi cos'altro abbiamo qui? Ah, il tablet, che tuttavia va riparato dal nostro amichevole Gianpier Fabrizio. Gianpier, datti da fare, mi raccomando, che io intanto continuo a scaricare la mercanzia. Il problema più che altro è che la giornata di lavoro sta finendo. Ok. Questo è un tablet C. C tua praticamente. Il prezzo di vendita di mercato è decente. Ah, 85 al massimo. Facciamo 80, che casomai trattiamo sul prezzo in caso di necessità. Buon salve signora. No, a 107 in quale universo parallelo manco nella vita? 190 e non intendo scendere neanche troppo sotto. 170 signora, ma non di meno. No, 170. Mi dispiace signora, posso regalargliela col Dixan. E che stracocchio. E si lamentano pure. Allora, abbiamo una sedia, sedia generica, che non varrà una ciola di niente. Oh mio Dio, ci sono decisamente troppe sedie. Oddio, al massimo 25 dollari. Tristitudine a palate. Non abbiamo troppi spazi in cui mettere la roba. Quindi, senti, mettila a 22. E mi sembra già un prezzo accettabile. Allora, abbiamo un altro simpaticissimo cliente. No, col cocchio, il tablet a 44. No, facciamo 65. Possiamo... No, no, te ne vai, porca la miseria. Tutti straccioni. Ok, la mia giornata direi che non sta procedendo per niente bene. Potrei provare a dar fuoco agli stand degli altri. Ok, aspetta, 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 che la signora è arrivata mettendo il turbo. Allora, la borsa a 180. Mi arriva a 195, signora, ed è sua? Sì, perfetto. Ok, ok, ora ragioniamo. Le cose stanno migliorando decisamente. Dovrei provare a capire quali scarpe siano queste. Disse il telone notando che... Ah, per un secondo ci avevo sperato che la signora stesse arrivando. Domanda, quante scarpe ci... Troppe. Ce ne sono decisamente troppe. Poi se devi capire il colore e il telone è pure leggermente daltonico. Oddio,
mi sembra arancione. Oppure, senti, abbiamo i sandali azzurrini. Buonasera, signora Dica. Lello Racing a 22. Guardi, se mi arriva a 26 è tutto suo. Perfetto. Oh, aspetta che c'è un altro cliente. Porca la miseria. No, 106 per il processore. No, facciamo 145. Ed è tuo? No, mi dispiace, posso scendere a 140, non di più. Se accetti bene, e se no ti levi dalle balle, ciccio. Io con ste scarpe, che ansia, il chip. No, è un processore in ottimo stato e l'ho anche riparato, non meno di 140 dollari. 135, signore. 130 e basta. Ah, oh, mi state facendo perdere tempo? Signore, giuro che le spa... No, aspetti! E si è andato subito! No, ok, la stavo minacciando, ma non lo so, potevamo mettere tipo un ding per sapere quando arriva un cliente? Cioè, se sono al computer, come faccio? So che posso assumere dei dipendenti. Ma che ansia! Ho problemi con le scarpe, gente! Con le scarpe! No, davvero, io non le trovo. Io non lo so, mi sembrano tutte uguali. Forse c'è un altro modo per identificarle, ma... Mi sembrano tutte uguali a un certo punto. Ah, il gioco dice i clienti non verranno perché ormai è troppo tardi. E... vabbè. A sto punto direi di tornare a casa. E che se vi tolgo... Beh, forse devo chiudere il negozio? Vediamo un po', è già chiuso. Ok, si chiude in automatico. Come dicevo, presumo di poter lasciare la merce qua. E chi si è visto, si è visto. Beh, permesso, buongiorno, scusate. No, mi sa che da qua non si esce. Allora, mettiamola così. Abbiamo meno soldi di quando abbiamo iniziato. Ma è altresì vero, come si esce da sto posto, che ne ho recuperati abbastanza da poter acquistare un altro magazzino. Scusate, ma lo posso avere un GPS che non so nemmeno io dove cocchio devo andare? Come si accendono i fari? Se premo L, che succede? Ok, ho trovato i fari. Aspetta. Bloccare l'auto in mezzo al culo del mondo. Nonino, stai facendo una minchia. No, sto facendo una minchiata, sono tornato anche sulla strada principale. E vedo casa mia, quantomeno l'icona di casa mia. Che cerchiamo di essere tattici. Io parcheggio tipo qua fuori. E fermate, che stracocchio. Perfetto, io dovrei poter saltare. Olè. Andiamo a casa. Aspetta, c'è l'icona del camion. Dite che forse posso fare un lavoretto extra, così guadagniamo un po' di dindini. Non mi pare la peggiore delle idee, perché se conosco bene questi giochi... Ok, siamo stati anche fortunati con la merce che abbiamo trovato. Salve, signore. Però la fortuna prima o poi ci girerà le spalle. Allora, dobbiamo portare un carico. Abbiamo 5 minuti di tempo per farlo. Lo si è fatto una volta al giorno, ok. 340 dollari. Non ho ben capito cosa mi hai chiesto. Allora, qual è... questo è il furgone che dobbiamo... in cui dobbiamo entrare. Sì, ma dove devo andare? Gioco? Dove cocchio devo andare? Dov'è la mia destinazione? Ok, in quella direzione. Aspetta! Devo anche trovare un modo per uscire da sto posto. Come ogni persona normale, superiamo qualunque limite di velocità, perché tanto non ho mai avuto la patente. Oh, porca miseria, mi sono accorto adesso che c'è il timer in alto a sinistra. Mission time. Beh, in teoria ci basta arrivare in fondo a questa strada e il gioco è fatto. Il problema è che la fisica dei veicoli è anche abbastanza realistica. Quindi frenare una macchina che sta sprintando via a 120 km orari non è la cosa più semplice del mondo. Aspetta che ho le icone che mi... Ah! Coprono la visibilità. Questo era un urlo molto maschile, volevo dire. Acciderbolina. Oibò. Corbezzoli che capezzoli. No, quella era un'altra cosa. Corbezzoli che capezzoli, bimba. Non era una battuta di Austin Power? Cioè, i flashback del passato... Sono quasi sicuro che fosse di Austin Power. Non sapete chi è Austin Power? La vostra vita non ha senso e andate a cercare i film che saranno su Netflix o da altre parti. I primi due, il terzo non era granché. Ok, direi che siamo arrivati. Rallenta. Ok. Freno a mano funziona anche abbastanza bene. Devo, aspetta, visuale ste... Maronne, telecamera. Ok, grazie. Esci dal veicolo per completare la missione. Un attimo che lo metto Succede! Preciso. Dove... Ah, mi hanno riteletrasportato qui! Olè! E mi hanno anche pagato. Quindi diciamo che a fine giornata mi conviene sprintare a tutta birra lungo le strade in modo tale da ottenere un paio di eurozzi extra. Ok, credo di essere virtualmente costretto ad andare a dormire. Non ho chiuso neanche la porta perché tanto chi cacchio vuoi che mi derubi. A posto! Una giornata di, direi, di onesto lavoro. Ma vabbè, allora ripartiamo subito all'avventura. Vai, caro, è più facile che parcheggiare. Allora, direi di ritornare di nuovo ai grandi magazzini. Insomma, ci siamo capiti dove siamo stati all'inizio della scorsa giornata, eh? E acquistiamo un altro deposito che vale ma poco una cifra di denaro. Tanto abbiamo 2000 dollari. Era qui, no, mi pare. Frena, che non vado a schiantarmi male. Perfetto. Ottima arma. Presumo che anche i magazzini respawneranno mano a mano che andiamo avanti con il tutto. Buongiorno, principessa. Come va? Tutto bene? Ho cliccato su di te, grazie caro. Nulla di eccessivo valore. Un ex poliziotto. Oppure un ingegnere. No, mi fido più del poliziotto. Se siamo fortunati. Mi restano esattamente 1000 dollari.
tondi tondi? Ma mi prendi per il chiurlo. Dicevo, sicuramente un ex poliziotto ci avrà magari qualche arma da fuoco o qualcosa di ottenuto molto legalmente durante una perquisizione a casa di qualche criminale. Insomma, a buon intenditor poche parole. Allora, vediamo un po' se il telone è stato fortunato. E non mi sento molto fortunato. Oh mio Dio. Cosa abbiamo ottenuto? Cosa ho preso? Qualcosa mi ha fatto ding. Non ho la più pallida idea di che cosa si tratti. Allora, vediamo se nelle scatole forse c'è qualcosa di buono. Te lo chiedo in ginocchio. No. Un altro Hello Racing. Ma che sfiga assurda. Ok, sniaccalo qua dentro. Una borsa che non vale una ciola di niente. Dov'è il bidone della spazzatura? Ma che sfiga assurda. Ok, era proprio qua davanti. Dai, poliziotto mi hai tradito proprio malamente. No, non scarpe. Ma porca miseria. Ok, dopo vado ad identificarle. Questo è poco ma sicuro. No, 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 no. Non dovevo fidarmi. Oh mio Dio, vedo un trofeo. Un quadro. Ok, magari è un quadro che vale qualcosa. Hai visto mai? Il trofeo deve valere qualcosa. C'è un fenicottero. Non mi sembra molto artistico. La borsa non la possiamo aprire. Però può essere venduta. Hai visto mai qualche signorina che passa da quelle parti? Vabbè, mi sono bloccato male. Il telone può sempre sperare. Qui abbiamo un altro Lego Technic qua. Ah, i Lego piacciono un sacco in questo universo. È qualcosa di incredibile. Un processore Intel. No, no, generazione 3 non va bene, ma porca la miseria. Un laptop. Però va riparato, non è messo benissimo. Riuscirà il telone a avere culo magari proprio all'ultimo momento? Delle videocassette. Questa borsa può essere palpeggiata e troviamo qualcosa al suo interno? Vediamo un po' di cosa si tratta. Cos'è, una console? No, una collana. Un DVD e carta. Ok, queste sono delle videocassette da buttare via. Il DVD di un videogioco. Oh, hai visto mai? Va tuttavia riparato anche questo. Qui abbiamo Grand Theft Auto, ma in versione piratata, palesemente. E questo dovrebbe contenere una sorta di collana. Vediamo un po', apriti sesamo. Non si apre, se devo fare così. Oh, ok, dobbiamo solo identificare, solo tra virgolette, la suddetta collana. Per il resto è tutta monnezza dal primo all'ultimo. Sì, 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 non c'è niente di che. Ah, il tavolo! Il tavolo, wow, modello proprio disperazione, tristezza e povertà. Ok, non sto neanche a ripulire il contenuto del magazzino. Vorrei potermene andare. Oddio, quel tavolo non resterà molto a lungo a bordo del mio veicolo. La prima volta che freno. Vediamo un po'. No, gli oggetti sono anche abbastanza stabili. Ok, ritorniamo al Mercaton. Oh miseria, è vero, sono contromano. Aspetta che sto bevendo nella vita vera. Mi sono dimenticato che sono in autostrada tecnicamente. Questa volta evito di andarmela a complicare e passo per la strada asfaltata e tutte cose. No, non scelgo più i sentierini, furbini. Aspetta, che porca miseria. Non mi è proprio mai piaciuto guidare le auto in terza persona. Non che io sia più bravo a guidarle in prima, come autista faccio sempre schifo. Ed eccoci arrivati. Ma non è che sto prendendo la strada più lunga? Secondo me se tagliamo da qualche... è che c'è un muretto letteralmente ovunque laggiù. Allora, buongiorno. Siamo arrivati un po' prima di ieri, visto che stavolta sapevamo dove andare. No, 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 fre. Sono quasi schiantato sul tavolo. Ah, a posto. Allora, intanto apriamo il negozio. Se mai che la gente venga a comprare quel poco che abbiamo. Un telone può sempre sperare. Allora, partiamo dal... il mechanic qua. Wow, wow, tratti buono. Qui là abbiamo già una signorina. Buongiorno, dica. La sedia... no, la sedia non te la vendo per meno di 20 almeno. Senta, scendo a 17, ma non di meno. Non era interessata. Allora, abbiamo un altro Hello Racing 2. Non ricordo a quanto lo avessimo messo in vendita ieri, ma non è sto gran problema. Ah, ok, tra i 26 ed i 30 dollari. Dica il chip... guardi, facciamo 145 ed è suo. Alleluia. Ok, ritornando a noi, questo lo mettiamo a... senti, 25. Ho detto 25, a posto. Questo invece si chiama Hello Air. Dovrebbe essere a posto. In teoria dice working. Hello Air, Hello Air quale? Hello Air standard. Aspetta, fra i 70 e i 61 dollari. Aspetta che c'è il tizio. Dica il tablet. No, 43 non te lo do. Straccione di M. Almeno se... 70, 70 ci arrivi. 65 ma sotto non scendo. Signore, è stato un piacere. Si levi dei maroni, grazie, E che stracocchio. Aspetta, a quanto lo mettevamo LOR? Mi pare fosse 65, non lo so nemmeno io. Poi abbiamo la statua del fenicottero. Che a mio avviso... no, ferma. Mi stava per volare di sotto. Sarà una cagata di proporzioni bibliche. E 185 dollari di prezzo massimo non è poi così male. Aspettate che intanto è arrivato un altro cliente.
Il tablet per 70... Vabbè, venduto. $70 fanno sempre comodo. Ricordami un po', questo lo metterei a $170. Mi sembra comunque un prezzo abbastanza onesto. Non sto neanche a raddrizzare la mercanzia, proprio gliela sgnacco lì. E chi si è visto, si è visto. Buongiorno signora. Aspetta, devo cliccare su di lei. La sedia è venduta. Non ha neanche provato a contrattare la tizia. Aspetta, che ho fatto casino. Mi è caduto il laptop, che è rotto purtroppo, quindi lo dobbiamo far riparare. Gianpier Fabrizio, ciccio, mi dai una botta via questo? Grazie caro. Aspetta che ho fatto cadere un bel po' di oggetti. Ma ho fatto un casino veramente assurdo. Anche Grand Theft Auto è rotto. Ad ogni modo abbiamo il quadro di un bel paio di chiappe davanti ad un'auto che si chiama Picture. $100 come prezzo massimo. Buongiorno signora. Vabbè, dai, per $2 in meno mi va comunque bene. Abbiamo detto $100 massimo, quindi, senti, facciamo 90. E i clienti dovrebbero essere, si sposti barbona, direi abbastanza satisfactional. Tac. Fatto sta che siamo ancora tanto, ma tanto giù di denaro. Aspetta che è arrivato un altro di castraccione. Oh, ok, la statua a 166 la puoi anche vendere. Perfetto. Ho capito perché hanno comprato quell'obbrobrio. Allora, dobbiamo anche capire quale sia la collana in questione. Sembra una... Posso avvicinarla? Una specie di catenella. Ah, ok, non ce ne sono tante. $270 di prezzo massimo. Mi sembra molto, molto buono. Provo a metterla a 2,50. Magari qualche donna bisognosa di gioielleria accetterà il suddetto prezzo. Buon Salvino, dica... il quadro no, vale un po' di più, signora. Diciamo almeno 75 ed è suo. Facciamo 71, non posso scendere troppo. A posto, ok. Altro quadro venduto, ottimo. Aspetta, c'è qualcosa laggiù. Ah, il chip, il processore, che è anche in buone condizioni. È un chip More 3. Eccolo qua, è proprio il modello più di base. Però probabilmente un $140-145. Ce li posso anche fare se siamo fortunati. Facciamo 140, vediamo di non esagerare. Così se non devo stare a trattare più di tanto con i clienti, poi non mi viene voglia di sputargli in faccia. Allora, abbiamo anche un tavolo. È abbastanza generico, lo posso aprire? Il gioco dice no. Quindi basta che scrivo table. Oh zio Billy, aspetta, è uno di quelli richiusi. Ah, non è questo? Mi pare molto ma molto quello. Aspetta, giralo. Sì sì, è chiaramente questo che c'ha la specie di segnapunti. Dica chip more. No, guarda ciccio, almeno un 125 me li devi dare. Ok, ci ho perso io, ma almeno non sono sceso al suo prezzo. Allora, fra i 30 e i $35, che faccio? Lo sgnaco qua al tavolo? Vediamo un po'. Il gioco ha detto che ci sta, perfetto. Senti, mettilo a $30, non ci diventerò ricco. Questo è poco ma sicuro. Poi abbiamo una borsa 8 che butto volgarmente a terra. Quindi posso proprio scrivere borsa 8 e lui te la trova. Dice che $120 ce li facciamo anche facilmente. Oh beh dai, la maggior parte della merce comunque 125 dai, mettiamola così. La maggior parte della merce l'abbiamo venduta e abbiamo $1600. Non siamo andati in pari allo stato attuale. Anche se vendessimo tutto non penso che andremo in pari. Dica buon uomo, borsa 8 e sia la metà del prezzo. Ti scendo a 110 al massimo? No, ti levi dalle balle. È arrivato Capitan Straccione. Ok, vediamo se riusciamo a controllare un po' di scarpe. Queste sono, beh, facili da riconoscere. Una volta tanto rispetto alle altre. Le scarpe stanno poco a salire di prezzo, nel nostro universo. Aspetta. Ho trovato qui i sandali DM. Aspetta, valgono $10. Valgono $10. Ma che tristezza palate. Aspetta che sta arrivando un altro barbunde, te più come il cliente. Il tavolo, senti, sali a 25 ed è tuo. Perfetto. Allora, abbiamo visto che i sandali valgono lo schifo. Mettili a $9, facciamo una via di mezzo. Aspetta, mi dicono che la mercanzia è danneggiata. Cos'è che è danneggiato? Tutto a posto? Ah, Hello Racing è danneggiato. Orcaccia la miseriaccia, già neanche ci guadagnassi più di tanto. Coso, dagli una riparata. Mi dicono che manca un pezzo, cosa faccio? Non lo so nemmeno io. Come facciamo? Ma porca la miseria. Allora, aspetta, lascialo lì. Signora, dica. Lei vuole la borsa. Ma tutti che vogliono la borsa di sconto? No, non scendo sotto i $110. Ma neanche se vuoi, dai. È una borsa in ottime condizioni, che stracocchio. Vai, vai che arriva, il cliente. Stavo controllando le scarpe, ma ho sentito che arrivava. 93 è già di più, ma... Senti, facciamo almeno 105. Almeno 105. Oh! Non sono neanche ritornato a $2000. Dannazione. Ok, le scarpe dovrebbero essere queste. Valgono $30. No, beh,
Cosa ho fatto? No, devo metterlo direttamente qua. Quindi, senti, fai 28 perché a 30 era il prezzo massimo. Questa giornata mi sta facendo triggerare malissimo. Se vendiamo la collana, forse ancora ce la facciamo. Altrimenti ho un brutto presentimento, figlioli. A meno che non troviamo qualche oggetto di super valore e via dicendo. Ah, ora ho capito. Porca miseria. Parlava del tablet prima e del laptop che era già stato riparato. Allora, è un laptop generico. E come faccio a identificarlo? Si chiama solo laptop. Sarà quello da 200 perché non lo chiama laptop gaming. Dica, buon uomo, cosa vuole di bello? Le scarpe. Perfetto! Non si è messo neanche a trattare. Dicevo, è un laptop molto ma molto generico. Non lo posso neanche aprire, quindi diciamo che 175 è praticamente in sconto. Non è nulla come prezzo per un laptop. Ora, il nostro amichevole Jean-Pierre Fracoso qua dovrebbe riparare il tutto. Qualcosa sta riparando, non so quale dei due oggetti. Questo qua, perfetto. Porca miseria, signora, potete aspettare 2 secondi? Vuole il laptop? No, signora, guardi, è già in super sconto. Se arriva a 160, ancora. Oh, ha provato a strapparmi il prezzaccio? Allora, abbiamo detto che è il Grand Theft Auto dei poveri. Oh mio Dio, ci sono una marea di game DVD. Come faccio a identificarlo? Horizon, questo è chiaramente Horizon. Ma no, hanno fributtato le copertine. Era questo? Giurerei che fosse questo. Quindi fra 60 e 53 dollari. Consideriamo anche che l'ho dovuto pure riparare. Pertanto direi che 55 dollari è un prezzo più che accettabile. Poi abbiamo un ulteriore videogioco. Perfetto. Cosa? Mi devi ancora riparare lo racing? E ripara tutte cose. Forza, forza, forza. Aspetta che c'è un altro cliente con la faccia da ebete. Dica. Game DVD. Gratis, lo vuole gratis. No, te lo paghi al massimo 50, ciccio. No, vai via, vai, bussa via. Me lo regala gratis. Ma che ce n'è di gente che fa se minchiate, eh? Allora, c'è una specie di uccello volante. Ah, eccolo qua, 50 dollari, perfetto. Mi sa che se non capita qualche altro furbacchione, probabilmente riusciamo forse a vendere almeno i videogiochi. Dì che aspetti, che devo salire sopra il tavolo. La scarpa a 9 dollari, se la cucchi. La porti via, il sandalo e tutte cose. Cosa? Me l'hai riparata sta roba? Oh, bravo. Il problema è che ormai sono le 17. A parte che con V dovrei avere... Tipo è arrivata la luce di colpo. Mi sa che c'è l'illuminazione dinamica. Allora, Hello Racing mi pare che valesse tipo 28. Ah, 25, ti ha mantenuto il vecchio prezzo. Quindi se recuperi un prodotto che avevi già trovato e messo in vendita, lui ti riassegna il prezzo precedente. Ok, vai via, barbone di M. Ok, credo che la scarpa in questione sia questa, figlioli. Diciamo più o meno di sì, quindi da 10 agli 8 dollari. Va bene, senti, sgnaccala qua, la mettiamo a 9 dollari, come dicevo, la via di mezzo. E vi sarò tutti felici e poveri come la M. Io volevo solo diventare un po' ricco. No, col cocchio. Mi devi dare almeno 40 dollari, ciccio. 38 e non se ne parli più. No, non scendo, no, non scendo, te l'avevo già scontato tantissimo. Signorina, dica 45, oh, vedi? Non ha voluto trattare. Sì, però io non sono ritornato sopra i 2000. Chi vuole questa meravigliosa collana a un prezzo stracciato quando mai nella vita? Hello Racing, brava signora. Oh, ok. Cioè, tecnicamente dall'inizio dell'episodio ci ho perso 28 dollari. Poteva andare molto, molto peggio, fidatevi. Ok, è arrivato tutto triggerato, t'ho visto. 43, guarda, arrivami a 48 e il gioco è tuo. Perfetto, il bello che gli do anche una scatola gigantesca per un gioco piccino, picciò. E ci restano solo sì due oggetti. Siamo comunque alla fine della giornata, quindi non mi preoccuperei più del necessario. La signora, no, pensavo arrivasse qua, signora. Signora, lo vuole una bella collana? Quella faccia da merda sicuramente acquista valore, lei. Cosa vendete qua? Cosa c'è di bello? Ti posso entrare nel furgone? Ma che merce, ti ci piscio nella merce, porca miseria. Un cliente, finalmente. Sono andato avanti e indietro per un'ora. Le scarpe, ciccio, arrivami almeno 8, 7, avanti. Senti, non sto, per 6 dollari, 6 dollari. Come no? Ti ho messo il tuo prezzo, razza di imbecille. No, non ne voglio più, adesso che hai provato a trattare le voglio un prezzo inferiore. C'è gente che fa così, c'è gente che fa così. Ok, mi sa che alle 19 si chiude probabilmente. Corra signora, presto che il negozio sta per chiudere. E sì, mi sa che tecnicamente abbiamo... chiuso. Ok, va bene, ci abbiamo provato. Resta ancora poca mercanzia e tecnicamente abbiamo guadagnato 20 dollari. È un business bastardo, eh. Vabbè, no, Lino, ricordi che in realtà non è che ci hai guadagnato. In realtà tu hai fatto un lavoro extra di consegna di un veicolo. Ah, è vero. Senti, al diavolo, io passo per la foresta, non me ne frega nulla, da qualche parte finisco. Ah, mi si è imbizzarrita l'auto. Ah, un platano.
Ok, il platano non esisteva. Il platano era nella mia mente. Mi sa che mi conviene provare a guadagnare qualche eurozzo extra, magari trasportando qualche altro veicolo. Allora, aspetta, frena. Anche qua va benissimo, perfetto. Posso rubare un'autocisterna così per simpatia? Vediamo se riesco a saltare tipo ole olio cuore. Perfetto, ciao caro. Allora, 340 dollari, sempre per 5 minuti. Ok. Ah, ma la missione... Cioè, il tempo parte subito da quando accetti la missione. Dove devo andare? Mi sa che è la stessa... Magari togliamo la cartina, Lonino. Dicevo, la stessa destination di ieri sera. Presumo che alcune cose saranno, spero, magari anche un pochettino riciclate. No, non ci credo. Ho appena scoperto che se premo P si apre l'albero delle abilità. Aspetta. E abbiamo ottenuto 9.5 punti. Ok, allora, vediamo di consegnare il veicolo. E se siamo fortunati, poi ci sblocchiamo qualche abilità interessante. Così non riesco a capire più di tanto. Possiamo guadagnare più denaro dalla monnezza. Aspetta! Oia, che legnata! Ho preso in pieno un muretto. Tutto normale. Siamo andati in direzione corretta, vero? Sì. Sembrerebbe di sì. Dovrebbe essere lo stesso magazzino di ieri sera, per fortuna, aggiungerei. Ok, l'importante è che io non debba far benzina ai veicoli che devo portare dal punto A al punto B, altrimenti è la truffa suprema. Spostatevi, spostatevi, che vado di fretta. Non è che mi pagano di più se arrivo prima, per dovere di cronaca. È solo che voglio andare a dormire. È stata una giornata difficile e sono anche un po' in preciclo. Ma vabbè, dettagli. Aspetta. Ok, buono. Ok, tutto calcolato. Peraltro questo è uno degli edifici che posso in futuro anche vedere di comprare. Olè, altri 340 dollari, perfetto. Allora, direi di andare a dormire a sto punto, non vale la pena rompersi le balle più di tanto. C'ho pure la torcina. Una volta tanto una torcina che funziona. Non chiedetemi da dove esca il fascio della luce, non sarebbe molto family friendly. Allora, che facciamo? Manteniamo la stessa zona dei magazzini, perché posso andare anche ad altri magazzini per inciso, Ce n'è un'aperta duve e molto in fondo a questa strada. Potrebbero essere magazzini più costosi? Apparentemente sì. Oh, facciamo una prova. Aspetta, spegnimi la torcia che è meglio. Salviamo anche... No, volevo salvare la partita. No, beh. Ok, lasciamo stare, non importa. Mi sono completamente dimenticato che potevamo sbloccare punti abilità. Garbage collector è l'unica cosa che posso ottenere, mi sa. Oh mio Dio, se arriviamo a 35 punti, possiamo sbloccare Masterful Eye, che mi permette di sapere direttamente il prezzo della mercanzia. Oh, sarebbe una figata assurda. Una comodità veramente incredibile. Oppure possiamo vendere la monnezza e sperare che qualche cliente la paghi. Ah, aspetta. Ok, meglio se mi concentro sulla strada. E poi è sto cocchi di magazzino, ma è in culolandia. Qui c'è una casa che invece potremmo comprare in futuro. Con quale denaro? Non ne ho la più palli. Oh oh, potrebbe essere un problema? No, tranquilli, ora potrebbe essere un problema. No, tranquilli, è tutto calcolato. Ora potrebbe essere un problema. Aspetta, ce la faccio. Ok, visto che ho ritrovato la strada, cioè non so dove sto andando. Quest'altra parte. Non è colpa mia, il GPS mi ha detto fra 200 metri mettersi a fare le piroette. E quello che ho fatto io? Andiamoci una mossa perché il tempo intanto sta avanzando. E ritornare indietro. Oddio, ho fatto una minchiata. Tra un attimo capirete perché. Molto semplicemente, la match che noi ci procuriamo qua, poi io la devo riportare indietro. E non ho neanche un furgone chiuso. Ok. Mi pento delle mie scelte di vita. Buongiorno? Dove... Dove cocchio sono i magazzini? Scusate. Devo entrare. Ma come for sale? Pensavo che fosse un'asta questa. Ma porca la miseria. Oh, shop for sale. Merda. Merda. E l'ho già detto, merda. Questo è un negozio. Questo è uno stracco. Vabbè. No. Sono finito in culolandia, dannazione. Ok, dobbiamo cercare di tornare sulla strada adiacente, quella dall'altra parte. Quindi vai. Me ne frega niente. Ok, ora mi importa un po' di più, improvvisamente. Vai, tranquilli. È un pick-up americano, vado ovunque. Porca miseria, ti va anche sulla luna se gli metti un paio di razzi posteriori. Te lo garantisco. Ce la facciamo. Guardala lì, la strada principale. No, quello è un muretto, Lonino. No, questa è una recinzione. Oh, merda. Oh, porco... aiuto? No! Sono stati commessi degli errori. Sono stati commessi dei gravissimi errori. Oh no. Come lo recuperiamo? Oddio mio. Oh porca la miseria. Aiuto.
Ah, sì, salve, sono il telone del futuro che ha registrato un'ulteriore giornata. Fidatevi che le cose stanno per mettersi molto bene. Se notate bene abbiamo oltre 4.000 dollari. Ho trovato un magazzino pieno zeppo di roba buona di un dottore. C'erano armi da fuoco, armi da soft air, tecnologia di alto valore. Una botta di culo veramente incredibile. Ma lo vedremo ovviamente nella prossima puntata. Gente, nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi rinchiudo in un magazzino abbandonato. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!